Professor Ficcare, il DDL Scuola cambierà l'orario di servizio dei docenti? Io penso che con questo DDL Scuola, soprattutto nella parte delle deleghe in bianco che vengono lasciate, in particolar modo la delega che si riferisce alla riscrittura del testo unico, determinerà uno sconvolgimento dal punto di vista del contratto collettivo nazionale e dei contratti integrativi sulla mobilità. Ovviamente non saremo più nei contratti, i docenti non saranno più regolati dai contratti che abbiamo conosciuto finora, e si teme profondamente che si interverrà sull'articolo 28 e l'articolo 29 del contratto collettivo nazionale, modificando proprio l'orario servizio settimanale dei docenti, cioè saranno sempre più i carichi di lavoro che verranno, diciamo così, attribuiti ai docenti, dal dirigente scolastico, che ricordiamo è veramente un vero dominus, perché potrà anche scegliere il 10% del collegio docenti per essere individuato come collaboratore del dirigente, dunque e presiederà la commissione di valutazione, dunque un dominus che muoverà completamente le fila della scuola. Sicuramente si andrà nell'aumento dei carichi di lavoro, aumento dell'orario di servizio, e purtroppo rispetto alle politiche europee che si condensano nel Jobs Act, all'aumento di carichi di lavoro non corrisponderà un aumento di salario, perché come è noto l'Europa, soprattutto a quegli stati che diciamo sono in sofferenza economica, tendono ad abbassare il salario, vedi per esempio la Grecia che sta vivendo ore drammatiche e potrebbe addirittura uscire fuori dall'euro. Ecco, quello che toccherà ai docenti italiani della scuola pubblica italiana sarà non solo un maggior controllo, ma probabilmente carichi di lavoro aggiuntivi, fino ad arrivare anche alle 36 ore settimanali di lavoro, controlli continui e chiaramente salari stabili, se non addirittura decurtati, perché non si capisce che fine farà il fondo d'istituto. Il fondo d'istituto non ci sono risorse. Tra l'altro è utile sapere che nel documento di economia e finanza per il prossimo triennio non si prevede affatto un aumento della spesa per la pubblica istruzione, ma addirittura un decremento, cioè scenderemo quasi verso il 3%, il 3,2% del PIL, quando invece servirebbe proprio un'inversione di tendenza e un aumento della spesa sulla pubblica istruzione, cioè si dovrebbe andare verso una media europea del 5-6% del PIL, e purtroppo questo non sta accadendo ed è un grave problema per la scuola.